Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario nell'anno pari, 24ª settimana, giovedì. San Paolo ha scritto certo le sue belle lettere ai primi cristiani, i cristiani di Corinto, di Efeso, ai Galati. E poi al termine, come questa volta, della sua prima lettera ai cristiani di Corinto, dice: conservate quello che io vi ho donato, non venite meno alla fede del Vangelo, se volete essere salvati, la salvezza, salvezza eterna. E dice, confessando anche il dono ricevuto: io ho trasmesso a voi quello che io stesso ho ricevuto, che Gesù, il Messia, è venuto tra noi, ha sofferto per noi, è morto per noi, è risorto per noi, per donarci la vita eterna. Non venite meno a questo annuncio. Siate fedeli per essere salvati. E poi continua: tutto questo che io ho ricevuto, soprattutto la conoscenza di Gesù risorto, lo confermano anche gli altri apostoli. Io sono come un aborto, l'ultimo degli apostoli, però non ho speso invano la mia vita, ho lavorato più degli altri, anche se il Signore si è manifestato a me come ultimo, come a un aborto. Ma lui è apparso a Cefa, Pietro, è apparso ai dodici, è apparsa a Giacomo, è apparsa a 500 nostri fratelli, dopo la sua morte è risorto. Ecco il principale annuncio, la risurrezione. Gesù è risorto, ha vinto la morte perché Gesù è Dio e ci ha comunicato la vita divina. Ecco l'annuncio essenziale che tutti gli apostoli, soprattutto per noi oggi, ma sempre attraverso San Paolo, l'apostolo per antonomasia, cioè quasi un assoluto di fronte agli altri, ma sono tutti apostoli, messaggeri, annunciatori della parola di Dio, della risurrezione del Signore. Nel Vangelo, il Vangelo di Luca, troviamo che Gesù viene invitato, molto spesso veniva invitato da un ricco fariseo, questa volta si chiama Simone, ma mentre stanno a pranzo, ecco che giunge una donna, una peccatrice che tutti conoscono, una prostituta. Fa la sua confessione nei gesti, è pentita. Si inginocchia, piange, bacia i piedi di Gesù, le sue lacrime inondano quei poveri piedi del Divin Maestro, li asciuga con i suoi bei capelli, ha portato con sé un vaso di profumi e asciuga poi man mano lacrime e profumi con i suoi bei capelli. Simone ne resta come scandalizzato. E pensa tra di sé: ma se questo fosse un profeta, saprebbe che è una donna di peccato. E Gesù, che legge nel cuore, dice: Simone, ti devo parlare. E gli dice: se uno avesse 50 denari di debito o un altro 500, e il loro padrone condonasse tutto perché non possono pagare quel grosso debito, chi sarà più riconoscente? E Simone dice: facilmente quello che ha ricevuto più condono.
E Gesù, guardando e presentando questa donna, dice: vedi, quando io sono giunto nella tua casa, tu non mi hai dato l'acqua per lavarmi i piedi. Lei non ha fatto altro che piangere sui miei piedi. Tu non mi hai baciato quando sono giunto nella tua casa. Lei non ha terminato ancora di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato olio profumato sul capo. Lei sta versando profumo prelibato sui miei piedi. Ecco perché io le dico, le sono perdonati i molti peccati, aveva molto peccato, perché molto ha amato. Quando uno ama molto, riceve il perdono di Gesù. E ringraziamo il Signore e di questa pentita la peccatrice, la prostituta. Non sappiamo esattamente il nome, anche se alcuni azzardano qualcosa, ma non ci importa. Quello che conta è la misericordia di Dio. Misericordia di Dio che si esprime su di noi, su tutti, anche sulla Vergine Maria che non ha mai peccato, è stata eletta, immacolata, dono privilegiata per essere il tempio di Gesù, il nido di Gesù, il suo grembo. È davvero qualcosa di misterioso, un giardino, il giardino più bello, più santo, più puro per accogliere il Figlio di Dio sulla terra. Quando avessimo anche peccato, e molto peccato come questa prostituta, chiediamo perdono. Signore è ricco di amore, grande nella sua misericordia, e ci dice sempre attraverso i suoi ministri, i sacerdoti: sono perdonati i tuoi peccati, vai in pace, sentirai una grande pace, perché il Signore è il re della pace. Maria è la regina della pace. Salve, regina, madre di misericordia. Per questa misericordia di Dio che passa normalmente, costantemente attraverso il cuore misericordioso della Vergine Madre, scenda su noi tutti la benedizione di misericordia del Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.